Buonasera da Fabio Sinatti, Palomi Valdemaro, che presenteranno la camminata della Valdichiana disputata 10 giorni or sono a San Zeno, diciamo all'ambito proprio lì accanto al termovalorizzatore, che diciamo tutto sommato è una struttura che si impone prepotentemente nella Valdichiana, ma che tutto sommato gli atleti poi hanno potuto, diciamo, anche correre facilmente senza difficoltà. Poi con tutti questi colori gialli che hanno fatto parte della Run Day è stato uno spettacolo. Sì, è bello da vedere, anche se poi, dico la sincera verità, mi garba più vedere le maglie colorate una di pezzo all'altra dei colori appartenenza della società, però vedere che in mezzo al verde tutti questi colori gialli, insomma, ha il suo effetto, insomma. Anche fra l'altro da molto lontano si potevano notare questi partecipanti, quindi si vedeva questa specie, diciamo, di serpentone lunghissimo che si orientava proprio nella Val di Chiana e si disperdeva, quindi una cosa anche fra l'altro molto molto bella, insomma. Sì, sono due cose infatti che si vedono lontano: questo bel serpentone giallo e l'inceneritore che si vede bene. Fortunatamente non si sente, no, ecco, tutto sommato questo è importante. Tra l'altro abbiamo visto anche che hanno realizzato lì intorno proprio a questa struttura anche una serra funzionante anche per aspetti proprio biologici, e poi anche le piante che si stanno creando intorno, quindi diciamo sembrerebbe almeno così in apparenza che la testimonianza che tutto funzioni per come dovrebbe funzionare, ecco, con la filosofia giusta, anche se molto spesso chiaramente noi non apprezziamo più di tanto, diciamo, questi tipi di strutture, però in questo caso qui sembra almeno, come dicevamo, che non ci siano, diciamo, dispersioni particolari. In questo momento, non a caso, facendoci proprio una corsa anche podistica, dovrebbe mettere a dimostrazione che l'ambiente è sano, salubre, sì, sicuramente. Nel momento, mentre stavi parlando, si è visto un attimo Soldini Aldo, si è fermato, e gli ho fatto: ricordati che non si ferma mai arrendersi, è ripartito. Però sì, è arrivato un fondo abbastanza acciaccato, quindi con situazioni non particolarmente positive, e non a caso poi la domenica successiva, in occasione del Vivi Città, non ha potuto partecipare alla gara. Qui l'ha fatto anche perché doveva rientrare anche nel circuito del Grand Prix, quindi per non perdere tanti punti dalla testa della corsa, che poi fra l'altro è già a disposizione nel sito di www.podismo.tv, dove nelle varie categorie vediamo sempre Refi con Fatichenti e Ragazzini nelle prime tre piazze assolute. Nella categoria veterani, dove Soldini dovrebbe essere un po' il protagonista, diciamo, è Frontani al momento al comando davanti a Stefano Sinatti e poi a quel, diciamo, e a Calabro Antonio. Ecco, questo per quanto concerne un po' la classifica del Grand Prix quando sono trascorse 8 gare dall'inizio del circuito. Sì, perché poi quando la porta a termine la gara, lo vediamo in questo momento il passaggio, quando porta a termine la gara i punteggi, poi anche se sono limitati, che sono sempre punteggi buoni, poi c'è anche il discorso del bonus quando siamo in fondo, di conseguenza è sempre bene cercare di continuare e portare a termine la gara. Ecco, direi che ha avuto un grande successo questa edizione della camminata della Valdichiana, con diciamo molti camminatori anche non competitivi che hanno partecipato alla competizione, ma oltre 210 arrivati nella gara agonistica, il che, diciamo, fa onore anche alla manifestazione stessa. È anche vero che era una gara particolarmente anche premiata, quindi è chiaro che ha messo anche in condizione molte terre di parteciparvi. L'iscrizione era molto contenuta, a tutti i partecipanti la maglietta della Run Days offerta da Decathlon, e per quanto riguarda poi varie premiazioni, anche il premio di partecipazione era abbastanza consistente, insomma. Sì, ecco, infatti c'era un salamino, oppure c'era una formetta di formaggio, un prosecco, quindi certo, direi che insomma la scelta certo, non capitano molto spesso. Penserei proprio di no. E poi le premiazioni di categoria, anche quelle molto consistenti, perché c'erano vari prodotti alimentari di ottima qualità, direi, fra l'altro. E qui siamo nelle fasi, diciamo, iniziali della corsa, in cui chiaramente il ritmo era già sostenuto perché la parte era quella pianeggiante, quindi dove gli atleti potevano dimostrare le proprie potenzialità. Qui vediamo Alessandro Annetti in questo gruppetto con Verini, eccetera. E qui intanto andiamo nella parte un pochino più impegnativa. Già qui si comincia a vedere il passo, un passo un pochino più lento, in cui già c'è frazionamenti. Qui vediamo anche la Barneschi, ecco qui intanto la GoPro con la moto che seguiva concorrenti. Qui vediamo la Belardinelli Roberta alle spalle,
E qui chiaramente percorso un pochino sconnesso, però direi significativo anche questa immagine vista dalla moto che con la telecamera sulla testa del nostro, diciamo, amico, Motociclista, è stata sì, provvidenziale, è insomma. bello davvero, sì, perché qui andandoci con il mezzo e girati indietro, insomma, essere Sì. in due con una moto girati indietro non è consigliabile perché vedete anche da questo svincolo fino giù è molto sconnesso e poi non si possono riprendere con la telecamera perché anche se è vero c'è lo stabilizzatore e tutto, però si muove troppo e non si può riprendere. Ecco, una gara molto impegnativa proprio da un punto di vista delle varianti, diciamo, di percorso, perché c'era salita e discesa, insomma, quindi questo qui è il primo tratto, quindi i primi 5-6 km che ovviamente erano un po' la portata quasi di tutti. Poi dopo c'è la parte più Che impegnativa, poi quella non che sono 6 chilometri, diciamo, sono sì, 5 sì chilometri, insomma, circa, però c'è la prima salita che si fa lì a San Zeno, è sì. Esatto. abbastanza impegnativa, anche se è Però breve. ecco, tutto nell'ambiente molto, diciamo, privo di mezzi, quindi tutto sommato corse bene in mezzo anche agli olivi. Fra l'altro in questi giorni sicuramente saranno approntate proprio lì a San Zeno in occasione proprio diciamo del Venerdì Santo. Quindi intanto vediamo i tre protagonisti della competizione con Attilio Nirola, poi Malvin Matthews e l'altro Alessandro Tartaglini che veramente sta dimostrando una forza importante. Poi abbiamo visto anche Graziani insieme a Verini in questa circostanza. Poi via via tutti staccati, vediamo Alessandro Nitti ancora deve riprendere un po' le posizioni dello scorso anno. Qui era consigliabile che il motociclista che è passato dietro ai primi tre era consigliabile stesse in testa, in quanto c'era uno che non aveva fatto mai questa gara, non conosceva il percorso, di conseguenza era più opportuno Però fosse a stato di seconda fronte. di quelli che hanno fatto il percorso, dice percorso particolarmente segnalato, quindi Sì, era in. perfettamente, quindi non. Certo. E poi c'è il problema che stando davanti, i scarichi, insomma, non è che fanno tanto bene a chi corre, insomma, ecco. E qui intanto vediamo proprio la separazione, questi 10-15 metri tra la Belardinelli Roberta e la Barneschi Francesca, che avevano un vantaggio nei confronti di Mattesini Valentina abbastanza consistente. Poi nel proseguo della gara la Valentina si è rifatta sotto, addirittura poi assisteremo a una volata per il secondo posto molto, molto entusiasmante, insomma. Ecco, quindi intanto vediamo i Serboli, poi vediamo Peluzzi. Insomma, ecco, è stata una gara, direi, da un punto di vista proprio anche della qualità degli atleti molto, molto buona. E qui, ovviamente, il protagonista l'avevamo già pronosticato alla vigilia, Attilio Nirola, che ovviamente non dà nessuna chance, diciamo, al momento agli avversari, diciamo, nelle nostre competizioni. Insomma, ecco, è il protagonista principale. E qui intanto ancora vediamo Calabrò, poi vediamo ancora atleti che si susseguono poi in questa fase della corsa, ma direi ben riuscita, insomma, ecco. Ma sicuramente, perché prima di tutto come logistica è un al di là dell'inceneritore che si voglia dire, però Sì, c'è un ampio spazio. sia per i Poi parcheggi sia per anche sì, il rifornimento quando siamo, cioè il rifornimento quando siamo, la gente è arrivata, i podisti sono arrivati, c'era un bel ristoro, insomma, Ecco, diciamo. bella questa immagine anche con la GoPro che sta inseguendo i concorrenti anche dalla retrovia, quindi bene, bene, diciamo, anche questa immagine, questa alternanza tra il fermo e il movimentato che sicuramente dà la sensazione del tipo di gara. Qui intanto ecco, vediamo Attilio Nirola che chiaramente ha preso il comando decisamente, quindi ha rotto l'indugi, Sì, ecco, in questo qui caso. all'inizio diciamo la parte un pochino più impegnativa perché da qui ora si gira a destra, si passa sotto la direttissima e dopo circa 500-700 metri comincia la salita Quel famoso crinale che chiaramente esatto. mette un po' a dura prova gli atleti. Chi aveva spesso prima rischia di subirne, e chi invece è partito adagio può darsi che possa guadagnare. Quindi queste sono le Che situazioni. comunque c'è stato qualche atleta che non aveva fatto questa gara, hanno detto lassù è uno spettacolo, veramente le bellezze della Toscana sono anche lassù in cima, insomma, ecco. No, ecco, vedere anche la presenza di atleti provenienti dal Lazio oppure dall'Umbria e da altre parti, diciamo, anche della Toscana. Beh, ha fatto piacere perché significa che la manifestazione si sta allargando maggiormente e sensibilmente ogni anno e quindi sicuramente diventerà un appuntamento di primavera sempre importante. Quindi abbiamo Basile Salvatore che nella categoria degli veterani quest'anno sembra che abbia una marcia in più rispetto agli altri. Ma diciamo che Salvatore sono anni ormai che è
Passando di categoria diventa più facile. Esatto, sì, come categoria sì, ma come parlo come anche da assoluto, anche lui ormai non è più un giovanotto, insomma, certo, ma certo. È sempre un buon protagonista. E qui vediamo Belardinelli prima dell'inizio della salita, che è ancora quei 30-40 metri nei confronti della Barneschi Francesca, che sembra contenere, diciamo, il distacco, poi dopo nella salita sappiamo benissimo che la Roberta è un pochino, ha qualche chance in più. E qui vediamo Serboli insieme a Peluzzi, poi insieme a Direnzone, ecco, atleti che oramai sono nella breccia da tantissimi anni, poi Lelli insieme a Calabro e poi ancora Pellegrinelli. Ovviamente, come dicevi te, Valdemaro, questi colori delle maglie a volte ti annebbiano, quindi non riesci, diciamo, a visionare, a distinguere veramente il tipo di atleta, diciamo, di quella società, di un'altra società, insomma, ecco, quindi a volte o riconosci perfettamente oppure a volte ti dà delle difficoltà anche di controllo, insomma. Io stavo guardando, ma la Mattesini Valentina non è passata ancora. Ecco, guarda, eccola laggiù. Lei in questo momento ha circa 200 metri di distacco da Francesca Barneschi. Più o meno. Molto distacco. Quindi abbiamo tanto Monnanni, ma l'abbiamo vista, la Valentina l'abbiamo vista migliorare nelle ultime gare. Addirittura questa è la quarta, quinta gara dell'arco dell'anno, quindi non è che ne ha fatte tante, però già ha cominciato a far vedere che c'è. Quindi già comincia a dire, ragazzi, attenzione, perché siamo chi siamo. Intanto qui vediamo proprio uno scorcio di ritorno da parte degli atleti che scendono nella parte, diciamo, più impegnativa del percorso gara. Vedete proprio che vengono dall'alto su. Siamo dalla parte di San Zeno, quindi la zona che guarda la Val di Chiana. E qui questa discesa che chiaramente, se non sei nelle condizioni di assoluto recupero, rischi anche di poter mettere male una, ecco, che vediamo Bonini, se lucidi, esatto, e quindi ancora discesa, vediamo Stefano Sinatti, che ovviamente non sono questi i suoi percorsi, però insomma lo vediamo sempre nella breccia della categoria veterani, anche se i veterani cominciano a essere quelli più giovani, anche lui comincia ad avere 56 anni, quindi è chiaro che diventa un pochino più problematico rispetto a quelli che hanno invece 50 anni, insomma, quindi 5-6 anni vogliono dire qui tanto. Siamo davanti alla chiesa di San Zeno e qui vediamo, ecco, Attilio Nilo, che chiaramente, come abbiamo detto, ha fatto un po' gara sé, ma sapevamo che l'atleta ha una tenacia, una forza impressionante, ma direi la meraviglia anche per Malvin Metrici, giovane atleta che sta crescendo tantissimo, e Tartaglini Alessandro, che invece è andato forte, quindi atleta che sta anche lui crescendo notevolmente. Qui vediamo all'arrivo, per quanto riguarda Tino Nila, che poi lo presentiamo subito in interviste, non so se sono state collegate direttamente lì o sono tutte alla fine della gara. Ecco, intanto anche Malvin Metius che giunge al traguardo, terzo Tartaglini. Il percorso è un bel percorso, cioè ho trovato un po' di difficoltà al primo giro perché abbiamo incontrato un Rottweiler lì lungo la strada, sicché ci siamo fermati, io con quello con il motorino, sicché ci siamo fermati più di un minuto che questo cane andasse via, poi dopo siamo ripartiti, però il percorso è eccellente, cioè un bel percorso, è come mi piace a me. Gara durissima, bella, poi come un campione davanti come io là non c'è nulla da fare, ho fatto l'impossibile, però questo podio direi importante perché davanti a te c'hai i personaggi qualificati. Sì, dai, sono contento, bella gara. Attilio di un altro pianeta, l'ha fermato anche il cane. No, ma ha fermato quello. Fermato. Com'è? Anche la gara come ti sei andata? Dura? È dura, gara dura, tosta, c'è tanta fatica. Però una bella gara, dai. Ecco, benissimo, qui intanto vediamo anche Fatichenti che ha fatto una bellissima gara, poi Graziani, poi Refi in volata finale, sempre molto grintoso, ma io direi che questi atleti addirittura, insomma, 57 minuti per Attilio e 41, poi 40, diciamo, ecco, noi tempi sono un po' sballati, purtroppo c'è stato dei problemi con il computer, intanto vediamo Verini, poi Bettarelli, poi Basile Salvatore, ancora con il 638 vediamo un altro arrivo, ecco, qui in Tarquini, ecco qui poi Alessandro Annetti, Mattoni, poi ecco questi atleti della Polisportiva Chianciano che sono arrivati al traguardo, poi Fabio Allori, anche Allori comunque sta viaggiando forte anche lui, poi Mazzarelli, Volpi Cristian,
Ancora poi, ecco qui vediamo la prima donna. Sì, la Bernardinelli Roberta insieme a Lazzarini Massimiliano, poi Stefano Sinatti. Ancora altri arrivi che si susseguono nella zona del traguardo. Faltoni Davide, eccolo qua, vediamo. Che spreco di energie, eh? E poi vediamo Cicerone, via via, ecco la Tiberi Lucia, anche altra partecipante sempre molto presente alle nostre competizioni. Direi anche diverse donne c'erano a partecipare a questa competizione. Intanto vediamo qui anche Taras, Riccardo, Sandarelli, Nicoletta. Ecco, poi ancora vediamo atleti del gruppo atletica Sinalunga, poi Felici. E qui siamo anche alle gare del settore giovanile, molto, diciamo, molto veloci, molto rapide, anche se non, numericamente non sono particolarmente elevate. Purtroppo queste sono competizioni che è difficile. Qui ha vinto Sacchetti, poi Livi delle categorie, poi Volpi Gregorio, ancora Vallerani per quanto riguarda le varie categorie, Baldi, Mazzierli, Cicerone, Refi e Facar, questi sono poi i vincitori delle rispettive categorie. E poi per quanto riguarda la categoria, la premiazione delle società, Polisportiva Policiano, poi Polistica del Campino, Subiano Marathon, Atletica Ponticino e Sinalunga, queste sono le varie gare. Ecco, intanto vediamo la Cicerone Giada, un atleta che sta crescendo giorno dopo giorno e quindi avrà delle ottime performance anche nella pista, lo vedremo fra qualche settimana. Qui siamo un po' a completamento della gara della camminata della Val di Chiana, che si ripresenterà l'anno prossimo a un appuntamento importante. Quindi intanto vediamo il podio maschile premiato dal sindaco Alessandro Ghinelli, e poi il podio femminile, in cui la volata, non abbiamo visto la volata delle due donne tra la Valentina e la Varnischi. E qui siamo passati invece al Vivi Città, alla manifestazione che domenica scorsa ha richiamato un po' in tutta Italia, ma direi in tutto il mondo, la competizione proprio nelle città, quindi per dare un po' una vitalità proprio Vivi Città, vivere città, ma soprattutto con scopi sempre basati sulla solidarietà e quindi su motivazioni importanti. Ecco, qui vediamo circa 200 atleti fra competitivi e non, chiaramente anche altre concomitanze della giornata hanno un po' fatto sì che non ci fosse una partecipazione così più massiccia come invece si poteva ipotizzare. E qui intanto da dietro vai a recuperare, chiaramente il percorso nella città vecchia Valdemaro è un percorso particolarmente suggestivo, spettacolare, direi è sempre piacevole correre nella città, poi quando se c'è specialmente la possibilità di non avere tanto traffico può essere gradevole. Sì, è anche più facile recuperare partendo dal fondo, recuperare tutto il gruppo, perché fa piacere anche agli ultimi ogni tanto essere inquadrati, e allora risalire tutto il gruppo è anche più facile nelle strade ampie dove sono, come devi dire, in città, per quanto riguarda il podismo, insomma, ecco. Intanto vediamo Giustini, che da città da Citerna, che poi organizzerà la corsa del 1° maggio, ma qui stiamo ritornando su questa piazza, direi stupenda, la piazza Sant'Agostino, che è ormai diventata una sede fissa per quanto riguarda la Vivi Città. Fu iniziata con la scalata al castello della 40ª edizione e poi ripartita. Ecco, qui intanto vediamo Zafferani e poi dietro gli altri concorrenti. Chiaramente la selezione c'è lo stesso, qui intanto la presenza da Coldiretti con prodotti a chilometro zero hanno dato la possibilità a tutti gli atleti di usufruirne in maniera positiva. E qui, ecco, nella parte vecchia della città, questo tratto direi impegnativo, eh? Perché si parte da Piazza Sant'Agostino, insomma, da in fondo al corso si arriva su al prato, e volere o volare la salita c'è, c'è un bravo di dubbio. E poi per quanto riguarda anche le prestazioni degli atleti, i protagonisti in assoluto, diciamo, c'era una buona qualità, perché qui la c'è botta, stato, la si può dire serrata, anche la sorpresa, non so se è per quanto sia una sorpresa non tanto tra i pronostici, insomma, ecco, pronostici, però sicuramente quello a lungo che è stato realizzato nell'ultima parte del percorso è stato impressionante, perché addirittura al secondo passaggio, se avremo la possibilità di vederlo, c'era Matteo Cannucci soprattutto, diciamo, al comando della gara con gli altri distaccati, e poi nella seconda parte invece
Abbiamo visto Zaccaria Taus che ha preso decisamente il comando, addirittura ha strapazzato un po' gli avversari con oltre un minuto di distacco, insomma, quindi una cosa impressionante. Cioè, questo Zaccaria corre con una semplicità, con una facilità di corsa impressionante, veramente. È un atleta che l'abbiamo visto anche in altre circostanze, che viaggia forte, viaggia, quindi è chiaro che è molto giovane, un ragazzo del 1996, quindi è ovvio che questo qui potrà dire la sua anche nelle prossime competizioni. Probabilmente lo vedremo. Cannucci intanto già si è segnato per la Parco Corsa, come ci saranno anche altri protagonisti, però sono convinto che potrà esserci anche Taus e Zaccaria, e allora le vedremo delle belle, insomma, anche per quanto riguarda questa gara. Se fosse presente poi anche a Tironi sarebbe proprio il massimo della, diciamo, della competizione. Sì, perché questo nel piano fa ritmo, e poi è andato bene anche in salita, perché al secondo giro Cannucci era in testa, certo, e poi l'ha staccato in salita, insomma. Certo. E poi stanno andando molto bene anche sia i fratelli Metici, che sono veramente forti, soprattutto Malvin sta viaggiando forte, ma anche Satigliano lo vediamo che sta crescendo notevolmente. Ecco, poi ricordando poi lunedì mattina, quindi la Parco Corsa, l'edizione numero 17, che sarà al Parco del Pionta, quindi la nuova distribuzione, diciamo, del percorso, che verrà la partenza e arrivo proprio al Parco del Pionta, qui intanto Di Michele insieme a Alessandro Annetti, che ovviamente ha fatto più una gara, diciamo, di contenimento, quindi di allenamento, poi nel finale però non ha voluto rimanere indietro, ha cercato un pochino di tirare un po' la corda, diciamo. Non voleva strafare, ma il dojo quando è in fondo uno... Ecco, un Caporali è andato bene, è ritornato alla grande anche Caporali Rodolfo, che era, diciamo, rimasto un pochino assente dietro, Allori che era partito fortissimo inizialmente a tirare il gruppo, poi dopo allentato perché ovviamente il ritmo non era così semplice. Quindi intanto abbiamo Bonini, Mirko e Mori, Lorenzo entrambi della Subiano Marathon. Qui vediamo Basile, che stiamo risalendo proprio il gruppo di testa, dove questo è il secondo giro, sì. E qui vediamo Satigliano Metius e poi l'altro atleta, ecco, che Menon Marco, atleta piemontese del Cossato, che ha fatto una grande gara, poi dopo anche lui è dovuto diciamo subire un po' l'attacco di Metius Malvin, e qui lo vediamo in terza posizione però con una corsa molto fluida, direi migliorato tantissimo anche Malvin, e quindi questo fa ben sperare, perché anche lui è un ragazzetto giovane, diciamo dell'87, quindi può andare. Ecco Cannucci che era partito forte, vediamo, e poi qui vediamo anche le distanze fra lui e gli altri concorrenti. Ecco, qui intanto vediamo invece Zaccaria Taus con una corsa molto molto facile, sembra quasi una corsa di contenimento, Quindi, però in spinta molto bene, vedete la falcata fluida che Zaccaria Taus riesce a avere. Ovviamente ogni tanto va a controllare quello che succede alle sue spalle, perché sa benissimo che anche il compagno di squadra non è di quelli di secondo piano, e quindi potrebbe anche rischiare. Poi basta vedere il distacco, il vantaggio che ha preso, il distacco che ha dato agli altri in poco tempo. E qui, ecco, qui siamo proprio nella zona del Parco Pertini, dove lo scorso anno era sede del Parco Corsa Partenza Arrivo, quest'anno invece sarà un transito anche da lì, al contrario di quello che stanno facendo adesso i concorrenti. E vediamo proprio Cannucci, poi Malvin e Metius che saranno a seguire, quindi buona la gara. Qui siamo proprio nel finale, ultime battute per quanto riguarda Taus Zaccaria, che va a vincere con il tempo di 41:43 i 12 km del percorso non facile, e qui lo vediamo proprio soddisfatto all'arrivo. Poi anche per Matteo Cannucci 42:55 il suo tempo, terzo posto per Malvin Metius 43:10. Eccolo qui, vediamo al completamento della sua gara. Poi ancora Basile Salvatore, poi Menon Marco al quinto posto, Metius Satigliano al sesto posto, Alessandro Annetti al settimo, Bonini Mirko ottavo posto, Mori Lorenzo nono e decimo Caporali Rodolfo della Subiano Marathon. Ecco qui anche come qui, vedete, anche qui Annetti Alessandro dalla posizione che era, insomma. Dopo ha fatto un certo recupero, ma soprattutto poi la salita, insomma, che anche nel finale questa qui si sente sempre, poi sale e scende, il percorso un po' impegnativo. Direi che in campo femminile invece la vittoria è andata a Karen Alice Doljak dell'Atletica San Giovannese, al secondo posto è arrivata Lucky Roberta della Rancarde,
e al terzo posto è arrivata Silvia Mariottini della Polisportiva di Policiano. Questo per quanto riguarda anche la classifica, vediamo l'arrivo di Fabio Allori, che poi Bassi Alfredo nella categoria dei veterani, anche lui comincia ad andare, diciamo, abbastanza bene. Poi vediamo, ecco, Di Micheli. E ancora, ecco, stanno completando la gara i nostri concorrenti. Eccoli qua, ancora in spinta nella zona dell'arrivo. Bettarelli lo vediamo. No, non è Bettarelli, ecco, è Serboli che sta completando la gara. Una giornata stupenda da un punto di vista meteo, sì, direi un grande spettacolo, caldo proprio quasi estivo. È davvero, quando si comincia a parlare di 24-25 gradi. E ovviamente, intanto che vanno avanti un po' le immagini, ricordo quindi per la Parco Corsa del lunedì di Pasquetta alle ore 8:30 ritrovo in lì Parco del Pionta, proprio nella zona del centro di aggregazione sociale, che verrà messa a disposizione. Poi verranno messa a disposizione anche la palestra del Silos, dove ci saranno dolci e spogliatoi. Ci sarà anche un'esibizione di zumba, quindi di un gruppo di ballo di Alberoro. Ecco, tanto vediamo Davide Faltoni giungere al traguardo. Dicevamo, per quanto riguarda poi le iniziative, saranno presenti i diabetici e poi anche l'associazione AVO. Quindi queste sono, diciamo, alcune delle iniziative. Poi ovviamente, come al solito, grande ristoro alla fine della gara con diciamo prodotti alimentari che vengono dati un po' a tutti i concorrenti, proprio materia fresca lì per lì. Ecco, che poi ricordiamo anche per i bambini, una gara per i bambini in cui verrà dato un uovo di Pasqua a Delvestri, che mette a disposizione, diciamo, i suoi prodotti per questa manifestazione ormai da tantissimi anni. Quindi ecco, qui intanto abbiamo visto molti camminatori saranno anche alla Parco Corsa con gli amici del Pionta, quindi anche alcuni con il cane che seguiranno la corsa, diciamo, dei primi classificati, insomma. Il percorso sarà tutto, allora, per quanto riguarda la camminata, sarà tutta all'interno del Parco del Pionta, mentre gli altri, ovviamente, Parco Ducci, poi il Prato, poi Villa Severi, Parco Pertini, il solito giro, diciamo, con una divagazione iniziale nel Parco del Pionta, che intanto vediamo Sinatti e Mariottini. È stata una gara innanzitutto abbastanza dura, però nel primo giro siamo riusciti a stare tutti insieme, no? Poi dopo che ho cercato un po' il passo, e io niente, ero passato, nella salita hai fatto l'azione decisiva oppure in un'altra? Nella salita, all'inizio della salita dello strappo tu, ho tentato il ritmo e adesso sono riuscito a cambiare. Andava male perché ho trovato oggi un avversario più in forma di me, complimenti a Zaccadia che sta crescendo sempre di più di volta in volta. Oggi è solo merito suo. Ecco, la salita probabilmente anche per te ha fatto un po' la parte, diciamo, più faticosa, più impegnativa, forse mi ha creato questo problema. Sì, direi che la fatica non è il punto forte mio, però ho provato a stare di vicino, però era quasi che non potevo fare una mia gara, una bella prestazione. Ed eccola, c'è la presentazione per quanto riguarda qui, ecco, la premiazione dell'Alga, che hanno fatto una cerimonia conviviale alla Polisportiva di Policiano, dove poi avremo due ospiti d'eccezione che vengono intervistati proprio a completamento della trasmissione. Quindi a questo punto qui vi lascio proprio con le immagini e con l'intervista fatta a questi due personaggi che si presenteranno. Ecco, sono personaggi della Atletica Leggera. Vedete che si stanno preparando per le premiazioni qui. Ecco la Cuneo, vedete l'atleta che oramai è diventata a livello nazionale, e poi abbiamo anche l'altro atleta che è uno specialista, diciamo, dei salti. In questo caso qui è tornato al salto in alto. Allora, innanzitutto volevo dire che volevo ringraziare il mio allenatore Paolo Tenti, penso sia la prima cosa da fare, dato che ho avuto un periodo difficile, sono passata da comunque ambienti diversi, passando da Roma al centro delle Fiamme Gialle, che ritornando qui ad Arezzo, dove appunto sono allenata da Paolo, che è il migliore in assoluto. Per quanto riguarda i risultati di quest'anno e l'anno appena passato indoor, diciamo che ci sono state
due episodi, quello della gara individuale di categoria del triplo, che è andata abbastanza bene, sono arrivata seconda con un risultato discreto, insomma io non sono soddisfatta, però comunque dopo il periodo che avevo passato poteva essere considerato un inizio. E poi i campionati assoluti, che sono andati non troppo bene, ma che forse mi hanno scosso e mi hanno fatto riflettere bene su quello che voglio fare nella mia vita, che è appunto fare l'atleta a tutti gli effetti e al 100%. Quindi adesso mi sto allenando davvero con convinzione e determinazione. I prossimi obiettivi che hai, diciamo, le prossime gare a scadenza? Quest'estate ci sono da luglio i campionati europei in Polonia, dove spero di arrivare nel migliore della forma, e poi vediamo, da lì vediamo. Insomma, adesso mi sento bene, mi sento carica, soprattutto anche psicologicamente per affrontare tutte le gare. Ho passato quest'ultimo anno a fare il salto in lungo. Due anni fa ho deciso di cambiare specialità, e per quest'anno che è venuto, per l'appunto, ho fatto il lungo e mi ha dato grandi soddisfazioni e ho raggiunto dei traguardi che non mi aspettavo di raggiungere. Infatti ho fatto un 7,51, anche se ventoso, ai campionati italiani, e arrivando quarto in una gara sensazionale dove c'è stato un 8,48, quindi contentissimo. E alle indoor pure ho fatto 7,31, quindi lì quinto, ma avevo iniziato da un paio di mesi, quindi non me l'aspettavo per niente. Però già Walter non si accontenta, insomma, non si accontenta, quindi vuole qualcosa ancora di più. Ora ho deciso da un mesetto di ricambiare specialità e di ritornare al salto in alto, al mio primo amore. E niente, ora sinceramente non so ancora cosa aspettarmi, perché sto riprendendo ora e quindi potrebbe andare benissimo come malissimo. Io mi auguro benissimo, perché per ora gli allenamenti sembrano andare bene, anche se ho ripreso da poco. Quindi innanzitutto fare un minimo per i campionati italiani e poi si vedrà. Comunque sia. Ecco, le gare più vicine che hai quali sono? Ora si partirà col meeting della Liberazione a Siena, e poi da lì a seguire gare a più non posso prima degli italiani.